Ha chiuso Salemakers, grande intervento del belga che può volare in contropiede. C'è Pellegrini che deve dare una mano. Per il momento Salemakers è isolato e anche defilato, quindi preferisce la sterzata. Serve un compagno in appoggio. C'è Gelson vicino, servito adesso, in mezzo solo Pellegrini. Palla a cercare Pellegrini che se la alza e poi gira! Pellegrini! Un gol pazzesco! Pazzesco di Pellegrini! Che cosa hai fatto Pietro? Che cosa hai fatto Pietro? 4-2 per il Monaco! Un gol da marziano di Pellegrini che se la alza e poi rovescia! Mamma mia! Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo primo video dell'anno, il primo video del 2021 che non poteva che essere la carriera. Vi ricordo peraltro che siamo anche in live su Twitch con la carriera, quindi primo link in descrizione per seguirla in live e poi rigustarvela qui naturalmente su YouTube come video completo, come video montato, come video bellissimo, perché la realtà è questa. Questa è una grande serie. Lo scorso episodio ha fatto impazzire tutti, gol di Pellegrini ha fatto innamorare tutti e forse anche venire tutti. Adesso però vi lascio alla sigla. Gran palla per Vardy, Vardy in fondo mette dentro Kanté, lo finta, poi Daoud lascia il pallone a Zielinski. Zielinski 3-3, pazzesco, all'83esimo. Al volo, prima di partire vi ricordo un paio di cose doverose: supportate questa serie con un mi piace se siete nuovi, perché potreste essere nuovi, vi invito ad iscrivervi al canale. Se siete già iscritti ma non avete attivato la campanellina, fatelo per non perdervi nessun contenuto. Per esempio, io vi invito caldamente a godervi, e sottolineo godervi, l'ultimo video che ho caricato nell'anno solare 2020. Un video molto speciale al quale tengo particolarmente, ve lo lascio sia nelle schede che in descrizione. Quindi dategli un'occhiata, dura soltanto 4 minuti, ma c'è un messaggio importante che ho voluto condividere con voi. E adesso però concentriamoci sulla carriera, perché partiamo dall'ufficio che ci sono un po' di mail e offerte per trasferimenti. Per esempio il Milan vorrebbe Ait Benasser per formare la coppia Benasser e Benasser di base. Non daremo al Milan Benasser. 20 marzo tra l'altro arriva l'offerta, perché giustamente si possono fare anche a mercato chiuso, ma poco importa. Benasser resta qui nel Principato, non è un momento in cui voglio cedere. Non abbiamo ceduto neanche a gennaio Badiashile ed era molto semplice perché in quel momento stava giocando male, però non si può fare. Tra l'altro 79 punti per il Paris alla 30ª giornata significa che possono, se non, e sono scarso in matematica, ma se non sono troppo scarso, che possono farne 100, credo, o giù di lì. Se sono illegali i punti del Paris, sono anche illegali i gol di Wissam. Giusto per ricordarlo, è 36, nessuno come lui. In realtà no, perché deve fare 45 per segnare un nuovo record in Ligue 1. Da qui alla fine del campionato ovviamente ci proverà. In questo episodio già ci proverà. Apriremo il mese d'aprile giocando queste 4 partite, comprese la semifinale di Coppa di Francia contro il Lione e questa sfida apparentemente impossibile in casa del fortissimo Paris Saint-Germain, che già all'andata ci ha dato una bella lezione perché ce n'ha fatti 5 al Louis II e chiaramente vorrà ribadire la superiorità anche al Parco dei Principi. 2 aprile arriva un'offerta del Manchester United per Kevin Folland, un'offerta che aspettavo da inizio stagione, signori. Perché lo sapete, Folland com'è il campo non lo vedrà mai, non mi è mai piaciuto come calciatore, ha giocato un paio di volte, ha segnato anche qualche gol, ma nelle gerarchie Ben Yedder, Pellegrini, poi Jovetic. Quindi Folland non rientra proprio nei piani del Monaco. Francamente questa è un'offerta che mi fa veramente sorridere. Voglio però trattarci con lo United, perché a 25,5 io non te lo do. Nella chat però, prima di offrire 30, mi suggeriscono di chiedere uno scambio. Vediamo un po', perché potrei chiedere uno scambio con Cavani. Va anche detto che a fine stagione il nostro Cesc Fabregas si ritirerà, quindi noi non siamo poi così coperti a centrocampo in realtà nella prossima stagione, motivo per il quale andrei ad inserire il buon Scott McTominay, che è un giocatore molto interessante e mi dà 27 milioni come valore, quindi io ti potrei proporre 7 milioni. Facciamo 7 più McTominay o 5? Più 5 forse, più realistico. Più realistico, più abbordabile. È un gran colpo se va in porto. Vediamo un po'.
Abbiamo in mente un'altra proposta. 25. Non siamo interessati allo scambio giocatori. Un'altra proposta, ma hai rifatto quella di prima. Cioè, c'ho scritto idiota. Vendi Folland e poi acquista McTominay. Sì, successivamente prendo i soldi. A questo punto alzerei l'offerta a 37 milioni. Come suggerite in chat. Sapete cosa si dice in questi casi? Che se la siamo presa under culo proprio. Ma a questo punto, io che non mi arrendo, sapete che faccio? La rigiriamo. La rigiriamo nel senso che adesso andiamo a cercare McTominay e proponiamo noi uno scambio con Folland. Forza! Ragazzi, ma Pogba al Monaco non sarebbe neanche realistico. Quindi no. Sapete che io cerco sempre di mantenere un certo realismo. È bello che prima se n'è andato sbattendo la porta, facendo casino, adesso lieto di vederla e ride. Va bene, no, è importante. Scambio giocatori. Avanza offerta. Ma vogliono... Mi prendi in giro? Cioè, la stessa offerta che ti ho fatto prima, ma non ti interessava minimamente. Ora sì. Hai capito che non vuoi cacciare 37 milioni per Folland? Sì, va bene, accetto assolutamente. Accetto anche se c'è chi mi dice togli la clausola per la rivendita. Io non credo che venderemo McTominay. Proviamo a rimuoverla, perché comunque non fa impazzire neanche a me. E adesso avanza offerta. Sì, è stato un piacere fare affari con lei. Alla prossima. Signori, anche in tempi di mercato chiuso lo facciamo il calciomercato, perché ci hanno messo la pulce nell'orecchio con Folland e quindi è giusto così. Trattiamo con McTominay, facciamolo diventare per la prossima stagione un calciatore del Monaco, anche perché ricordiamo che Fabregas si ritirerà e che quindi ci servirà un centrocampista. Allora, eccoci qui. Noi in tuta al ristorante, va bene così mister, tutto a posto. Ah, non mi date proprio... Io non so quanto prende allo United. Non lo so. 80.000. E 200 bonus. Facciamo 70, ragazzi. Via di mezzo. Sì! Bene. Bene. No, il bonus, ragazzi, tendenzialmente io lo do. Perché altrimenti i rischi che la prendono male non ci stanno. Però mi fate sempre notare che devo risparmiare un po' di più. Abbiamo, secondo me... fatto un colpaccio clamoroso, clamoroso proprio. E ve lo dicevo, bello Cavani, bello il Matador, bella l'esultanza che mi immagino io in mente quando segna Cavani, però poi è pur vero che davanti abbiamo tanti di quei giocatori che ci hanno anche portato, no, a cedere Folland, che non è scarso, ma semplicemente non lo vedo bene nel progetto, anche numericamente. Invece uno come McTominay è tanta tanta roba. Ora, resta il fatto che naturalmente il mercato è chiuso, quindi se ne parlerà quest'estate, e adesso è il momento di parlare di campionato e quindi di Dijon, la prima sfida che apre questo episodio, apre il mese di aprile. Giochiamo contro una squadra che è in classifica, adesso ve lo dico, mentre Benasser vorrebbe giocare, quasi quasi lo faccio giocare, visto che è arrivata un'offerta del Milan, voglio farlo sentire al centro del progetto, giusto così. Dijon che è terz'ultimo in classifica, ciò non significa nulla, perché se li sottovalutiamo siamo morti. Signori, c'è Draxler in scadenza. Che ne dite del mio sosia al Monaco? Perché tanto ormai mi paragonate a lui, mi paragonate a Verskaren. Non è realistico dal Paris al Monaco? Beh, però perché? Cioè, non è realistico se vai a prendere Mbappé dal Paris e lo porti al Monaco, ma se prendi un giocatore che è in scadenza, succede anche in Italia, dalla Juventus ad altre squadre. Capito, perché io Golovin lo voglio vendere, c'è poco da fare. Golovin in estate parte, realistico anche questo, screzio con l'allenatore, vai via. Lui guardate dove può giocare, COC, CCAS. Signori, io mi fomento tantissimo. Eccoci qui. Tra l'altro non prende neanche tantissimo secondo me. Chiede 4 anni, è bello che chieda tutto lui. Bene, si riduce un po' lo stipendio. Però poi vuole un bonus presenza e roba strana. No, allora, controfferta, rimuovi bonus. Modifica qui stipendio, io se vuoi questo te lo alzo a 70, che è comunque meno di quanto tu prenda alla Paris. E questo scende a 3,50.
però accettano. Non sarà la cifra che volevano, però accettano. Qui abbiamo risparmiato tanto rispetto a quello che volevano loro. Draxler è un nuovo giocatore del Monaco. Dopo McTominay, Julian Draxler, il tedesco, il sosia di Federico Marconi, arriva anche lui per la prossima stagione, signori. Arriva anche lui. Mi piace perché venderemo Golovin. Venderemo Golovin. Eccolo qui. Il capitano che è il miglior marcatore di questa edizione della Ligan, non della storia della Ligan, lo diventerebbe in una singola stagione segnando 45 gol e dunque altri 9 da qui alla fine del campionato, perché ne mancano 8 e perché il nostro obiettivo è quello di difendere il terzo posto, magari sognare anche il secondo per centrare un'importante qualificazione in Champions League, costruendo nel mentre una squadra per il futuro, una squadra competitiva. Sono già arrivati McTominay e Draxler a parametro zero. Ma il Monaco non si ferma, investirà sul mercato quest'estate in modo realistico, ma ripeto, competitivo. Questa è la classifica live. E quindi mettetevi comodi, perché piove in tutta Italia realisticamente in questo periodo. Piove anche nel Principato, sul Louis II, 94 gol, miglior attacco del campionato il nostro Monaco. E allora, pronti a partire anche in questo episodio. Forza Monaco. Pronto Golovin. Sei nel primo tempo. Parte il russo a cercare Sidibé al volo. Grande soluzione, ma pallone largo. Ancora Benassere in chiusura. Torna sul pallone, ma c'è Assalé. Ndong. Zagre. Internamente per Assalé, che vuole arrivare in zona tiro. Cerca l'opzione per Selina a destro. Ayer, non è finita. E Dijon in vantaggio al primo tiro in porta. E al primo vero affondo dopo 23 minuti, mentre il Monaco prendeva le misure per assegnare il gol dell'1-0, vanno avanti invece loro. Attenzione a Sheik, che apre su Baldé, può mettere al centro, aveva cercato la porta. Ayer si immola, rimessa laterale per il Dijon che adesso fa paura. Baldé cerca il cross di Zazì, pulisce l'area, Florentino si addormenta, Assalé, 2-0. Incredibile, incredibile. Sono cinici al 200%. Bene Sidibé di testa, Golovin, Ben Yedder di sponda, ancora Golovin, lascia Diop, Florentino. Benassera ha visto Salemakers, lo serve, mette dentro per Ben Yedder che non arriva. Monaco che prova a reagire. 5 e mezzo alla pausa, palla verso Ben Yedder, la prende Lutoa, raccoglie Golovin all'indietro per Diop. Poi Sidibé ce l'ha sul destro, non riesce a farlo partire. Selina ricomincia da Zagre, un ex di questa partita. Poi in contropiede Chouillard, in mezzo a Salé. Chouillard punta a Bayoturé, lo salta, mette dentro, sono tre. Tripletta di Assalé al 43esimo. Incredibile a lui due. Davvero incredibile. Assalé in giornata da Super Saiyan. Molto meno invece la difesa della Monaco, che davanti prova a far qualcosa senza riuscire a segnare. 3-0 per la terz'ultima in classifica in casa della terza al 43esimo. Quarantacinque minuti per fare la storia, è quello che pensa chiunque persona, qualsiasi persona mi segue. Si ricomincia con tre cambi in casa Monaco, si cambia volto con Jelson al posto di Golovin e Salemakers che va alla tre quarti, con Onyekuru al posto di Diop largo a sinistra e con Fofana al posto di Ait Benasser in mezzo al campo. Ben Yedder può farla scorrere, ma ha capito la difesa. Certo che la prossima è contro il Parì, non è proprio il modo migliore per arrivarci. Florentino può andare da Salemakers, sceglie Ben Yedder, chiude ancora Manga, ma con chi stiamo giocando? Sono terz'ultimi in classifica questi. Pallone per Baldé. All'indietro, Shefik in area, Ayer gliela porta via. Dobbiamo distenderci, sta partendo Salemakers. A sinistra Onyekuru, pallone pessimo per Salemakers perché poi Onyekuru deve fare un movimento
opposto, sale anche Gelson a destra, Onyekuru centralmente, in zona tiro, finta il destro, si defila sempre di più, aspetta un compagno in appoggio, vuole Ben Yedder in area di rigore, Ben Yedder all'indietro, sale Makers, murato da Manga. Ultimi 20 minuti e siamo ancora 3-0. Ben Yedder con Gelson che sale a destra, la palla arriva al numero 11 che può pedalare verso la porta. Corre Martins, defilatissimo però, deve rientrare, riesce a passare, affida il pallone a Sale Makers, murato ancora, murato ancora, murato ancora. Si resta 3-0. Fofana, Onyekuru, prova a pedalare lui, va Onyekuru al centro Ben Yedder, la palla verso il capitano in area di rigore, destro, e gol dell'1-3. A 7 minuti dal 90esimo, a 8, pardon, minuti dal 90esimo, ma cambia poco. Gol numero 37 della stagione di Ben Yedder. Gol dell'1-3. Ma potrebbe essere logicamente troppo tardi. Loro si sono aperti quando il cronometro lo permetteva. Disasi, Fofana verticale, Ben Yedder. Sta andando Sale Makers, servito. C'è ancora Ben Yedder solo verso la porta. 84esimo, Ben Yedder in area, destro, 3-2, attenzione, attenzione al Monaco, doppietta di Ben Yedder, sono 38, ma soprattutto è 3-2, soprattutto è 3-2, attenzione al finale, 5 al 90esimo, e poi questa palla li manda in porta all'88esimo, Baldé con al centro a Salé. Florentino lì aveva capito ma non riesce a chiudere, Benzia dentro l'area, all'indietro il pallone, Shefik, sterza, sempre Shefik, Ayer interviene, si deve ripartire, sale Makers, parte Ben Yedder, la palla passa, attenzione al capitano che corre al 91, corre il capitano al 91 verso la porta, Ben Yedder! Monaco, come tutte le squadre di Marconi, non muore mai. Eravamo 3-0 all'80esimo e l'abbiamo ripresa. 3-3 tripletta di Ben Yedder, 39 in campionato, e si gode, come leggo nei commenti. 3-3 all'ultimo respiro. Mamma mia, mamma mia. 3-3